Eh sì, sarà un fine settimana rivelatore, Quanto sta per rivelatore, succedere? rivelatore. Vediamo, gli farà calcare il prato dell'Olimpico a Lukaku. Sicuramente, o Lukaku. Speriamo che non su caca o gol, perché se no è un affare. Lukaku Lupisci. È un affare veramente misero. Cosa vuol dire? Vabbè, Non lo so, boh, forse non è una parolaccia. nei primi secondi non lo so, però boh, è fisiologico, Sì, è cacca e fisiologico. pipì, no, non è una cosa. Ecco Tyler, è arrivato anche Amort, mi stavo strozzando nel frattempo. Bene, bene, e come potrete dedurre dalla live di martedì, il Corriere è Infatti arrivato. c'è il E temporale. infatti piove e quindi Piove che la manda proprio che la giù. manda, anzi in questo momento c'è un pochino di tregua, ma Po' di codesta umidità, mattina si no? sta salendo, che Calcio. proprio sta tornando a pompare. Ah, amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti a una nuova puntata del TG Comics. Buongiorno Fabrizio, ben arrivato. La rubrica settimanale che vi tiene aggiornati su tutto quello che esce in fumetteria e dintorni, Ah, e quest'oggi un po' di chicchette ce certo, esce l'abbiamo. su solo roba, diciamo, indipendente What did o you kitted e for me? poi Eh? c'è tutta E la poi c'è polemica il marasmone qua dietro. Va abbastanza, sì. bene, va bene. La Quando copertina brilli e è quando quando torri, attordi, eh? ovviamente. La copertina di quest'oggi è dedicata all'ennesimo albo celebrativo per i 100 anni della Disney. Eccolo qua. E questa che è disegnata da Giada? Sì, mi pare di sì. Dalla nostra Benissimo. amica Perissinotto, Mi pare di sì. Giadigna, sei tu? Faccelo sapere. Batti un colpo, quindi la trovate già bella bella disponibile a leccarsi le orecchie. Poi le arrivé un cartone, Mauro Boselli e Giorgio Giusfredi con La Cineteca del Mistero. Ecco qua questo bel volume di Dampir. Sergio Bonelli, editore, 24 euro. Enzig e Musuraka, due maestri della notte accomunati dalla passione per la settima arte. La loro collezione di film maledetti dorme in una cineteca nascosta nella mistica Praga, dalla magica luna di Méliès al golem di Wegener. Wegener si leggerà? Boh. Sono ignorante, perdonatemi. Dai segreti di Ed Wood agli amori di Musidora, tra fiabe gotiche e snuff movies, e anche il cinema muto si riveste di terrificanti e vividi colori. Andiamo a vedere un po'. Colori. Questi sono super colori, ragazzi. Ah, colorissimi, colorissimi. Ah, bella sta là, guardate che splesciona. Molto bella. Un volume di prestigio, ragazzi. Interessante. E poi dopo c'è anche Interessante. un pochetto. Avevo visto ecco, approfondimenti vari in fondo al volume. Molto, molto interessante e ben fatto. Sergio Bonelli, editor. Consiglio, c'è tipo 162 titoli. Se ne 162 fai addirittura. uno così, E dai, abbiamo ognuno ancora così, 43 minuti andiamo al per mattino. loro, 43 minuti siamo tutti vostri. Arriva anche In in ritardini. ritardissimo, sul ritardissimo, il 753 bis del nostro Tecchese, sempre in copertina, i 75 anni sulle tracce di Kit Carson. Abisvali Abisvai, sì. Antonio Zamberletti, soggetto sceneggiatura e disegni di Sandro Scascitelli. Eccoli qua. E fa rima con molto belli, molto bene, ci sì. La sta 4,90 euro. Martin Mister francese è 4, diventato. 4 è piaciuto, 4,02. Ciao William, ciao Simone. Quando stai, Simone? Ancora in vacanza con No, la sono sciocia e il tornato. pupo? È No, tornato? sono tornato. Mo' per riparte per viaggio di nozze. Mo' si sposa. Testo di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi e disegni di Fabio Grimaldi. Eccolo qua. Gli diamo un'occhiata volante, anche a lui 4,90 euro. Arriva il Dylan Dog Color Fest con questo Groucho in copertina, e se non sbaglio ci dovrebbe essere Giorgio Cavazzano Albertina dentro, sulla vero? punta. Eccolo qua, Sì. infatti, è tutto Giorgio? No, c'è anche Groucho all'inferno con soggetto Do. sceneggiatura, disegni e lettering di Do e colorazioni di Sergio Algozzino, ma non voglio togliere niente a nessuno. Però
c'è il divino, io lo chiamerei il divino, perché Cavazzano è veramente, guarda, ti ricordi quando dicebbimo Magnus, nel mio cuore subito sotto Magnus c'è comunque Giorgio Cavazzano. Il prezzo 6,90 euro. Ci può stare. Eh sì, Nathan Never, eccolo qua, numero 387, il Branco, il prezzo è il medesimo del Tex, 4,90 euro, soggetto sceneggiatura Michele Medda e i disegni di Rosario Rao, molto belli devo dire, era un po' che a mio modesto parere, modestissimo, a volte trovo delle storie con dei disegni un po' altalenanti in Nathan Never, ma questo a colpo d'occhio così devo dire che non guasta, cioè, mi sembrava sino alcune cose un po' mari, un po' tante cose belle, devo dire, in da giungla, Welcome to the Jungle. Poi Le avventure mitiche di Zio Dragonero, ciao Dario! Eccolo qua, questo 5,40, scacco matto al burattinaio, perché è a colori, è corolato, con soggetto sceneggiatura Stefano Vietti e disegni di Luca Claretti, colori Paolo Francescutto. E guardate quanto è carino, ciao Locutus, grazie a te per il bentornati. Continuiamo sempre in ambito Bonellide, Dragonero Mondo Oscuro, il numero 10. Eccolo qua, Pasta e Ciuci, i simulacri. Ormai avevo cominciato a leggere, ogni volta che comincia un nuovo ciclo io inizio, però poi ci sono state quelle fantastiche pecettine, erano sigillati e non l'ho potuto continuare. Luca Enuc insieme a Alessandro Bignamini, eccolo, piccolo, chissà quanti studenti avrà aiutato con i suoi libercoli, grande Bignamini. Poi anche l'Old Boy, diciamo che è una carriolata di Dylan Dog, ci abbiamo, sì. Ciao Sid, Dylan Dog è rotta le cose, esatto, numero 20, a occhi chiusi, e i ragazzi selvaggi, due storie inedite, 7,90 euro, c'è qui dentro un disegnatore che mi piace molto, è molto bravo, Nizzoli, se non ricordo male. Ammazza. Allora, guarda un po', Bruno Enna e Marco Nizzoli. Pure a me sì, Nizzoli è molto bravo. Sì, che qua alterna un po' di stili. Eccolo qua, è una parte acquerellata. Però poi ha acquisito una sua. Ma ti devo dire che è ancora uno dei pochi che forse rispecchia il canone visivo del buon Dylan, quello Rupert Everett, un po' così. Molte volte lo vedo proprio quasi irriconoscibile, e Marco invece lo fa alla perfezione. E seconda storia, scritta dalla neocuratrice Barbara Varaldi, con disegni di Gianluca Acciarino, ed è questa seconda parte qua. Ciao Rick, buon Giorgio a te. Eccola Vale, il fresco, ma il fresco noi ormai lo associamo anche alla schiuma, perché quando fresco piove, quando stamattina era una goduria, perché quando ho letto sul termometrino 18,4 ho fatto adesso è finito tutto praticamente. Schiuma, c'è il sole. Terzo capitolo per il Batman Dylan Dog Batman, quindi adesso si attenderà il volume lucchese in un'unica soluzione. È bello, devo dire che guardavo disegni aperti, chi è Werther? È un tuo amico. Tra poco Nizzoli ritorna con la versione colorata di Fondazione, mi sono perso. Però devo dire che si capisce che la lettura avrebbe beneficiato di un volume unico, indubbiamente. 4,90 euro. Mi manca solo questo, vediamo un attimo come si completerà la storia. Poi è arrivato un bellissimo volume della Oblomov, ne ho visto parlare un po' a destra e un po' a manca, ma zio Andrea non l'aveva ordinato, così l'altro giorno ho fatto click, l'ho preso, e devo dire che è un bellissimo formato gigante, ecco qua, i tomi, al prezzo di 20 tomo. Euro, è un tomo di i tomi, e Isabella Mazzanti. A scuola del vecchio samurai per imparare l'arte della guerra e compiere un'inesorabile vendetta. I tomi, una perla del cartooning contemporaneo. E guardate com'è bello all'interno, ragazzi.
vi invito ovviamente a sfogliarlo e a darci un'occhiata, perché merita veramente assolutamente un gran bel lavoro. Poi leggeremo la storia e capiremo se vale a 360 gradi. La Fondazione Babele usciva su Cyborg negli anni 90. Madonna, Cyborg addirittura, che spettacolo, va male, è fatto grande. Poi abbiamo un paio di mini novel per la Docuscio, questo carino, formato quello, il monologo della speziale volume 1 è andato moltissimo e giustamente, ciao Mauro, esce anche il secondo, la seconda novel, con dentro vedete anche questo insertino a colori, delle paginine a colori molto carine, stampate anche molto bene, devo dire. Mi piace il formato pocket, così? Beh, indubbiamente ha una fruibilità notevolissima, bravo, sì, hai ragione, questo veramente l'ho letto dopo leggere con micio, non è scomodo né niente, e insieme è arrivato anche in Spectre. Francesco Canacci, scusate, ma poi l'omnibus di Superman di Tomasi è uscito? Forse me lo sono perso. No, non te sei perso niente, tranquillo, perché non è uscito. Sono di due omnibus. Ho due omnibus, però non c'è quello di Superman. Entrambi per la Docuscio, questi due librozzoli di Bercoli. Docuscio, bene. 13 pleuretti, 13. Poi ci sono anche un po' di novità per la Dinit, perché abbiamo la grande traversata che ha fatto Gianni con la metro chiusa per tornare a casa, se può dire, ok. 12,90 €, disegni di Haruko Kumota e storia di Shion Miura, che se te la fai a piedi è veramente molto, molto dura. Poi con quel freschio, eh. Allora, vuoi fare una sinossata o... perché lo sento vicino a te, insomma. Mentre Gianni spulcia, perché poi teoricamente ci sarebbe anche un altro lavoro su cui fare la sinossi, ma lo lascio per dopo. Andiamo avanti sempre con le novità di Knit. Snowball Earth arriva al numero 5, sempre 12,90 €, sempre di Knit, e la casa della grande D ci presenta anche il numero 14 di quello che è uno dei miei manga musicali preferiti, eccolo qua, Back di Harold Sakuishi, prezzo 12,90 € il 14. Poi molto bello arriva anche Dove torna il vento, scritti e interviste, e chi può essere il protagonista? Ciao Diego! Hayao Miyazaki, e tra le altre cose la Lucky Red sì, ha annunciato che il 1 gennaio, quindi si apre il 2024 col botto, uscirà Il ragazzo e l'airone, qualcosa del genere, comunque il suo ultimo lavoro, bello al cinema. 22 € da Nausicaa della Valle del Vento alla Città Incantata, una lettura imperdibile per tutti gli appassionati che desiderano conoscere l'uomo dietro il genio attraverso il punto di vista privilegiato delle sue stesse parole. E ce n'è di roba scritta, eh? Locutus, oddio, sai che spettacolo, una puntata solo sinossi vogliono, e cioè non ci vogliono tra i piedi, praticamente è una puntata brevissima, così, finite, fine. 22 €, dicevo. Mentre il materiale della Dinit è finito, quindi attendiamo Giannina, io vi faccio vedere quello che è un cofanettozzo e che è quello che avrei voluto proporre a lui. Lo sta impegnando molto, perché sospira anche. Sì, perché non si capisce poco, Allora, vai, allora facciamo prima la sinossi. Non capisco la grande traversata. Il titolo non l'ho capito. Perché fa solo due passi in realtà? No, in realtà è uno che lavora in una libreria e si innamora di una pischella. Fine. Ok, bellissimo. E c'è un terzo incomodo. C'è anche il terzo incomodo. Non potete perdervelo dopo questa sinossi. Te la senti? Dai, oh. Mazza, questo è grosso. Quello che ho porto in questo 1,99. In questo istante a Gianni si chiama 1,99. Sono tutte storie brevi, e allora non si può fare, però c'è anche il collector. Sono storie brevi, fine a sinossi. In codesto box abbiamo cerotti, cose, calcoli. Ti invoglio a comprarlo sicuramente. Questo è disegnato da paura.
quello prima, sinceramente. Abbiamo fatto vedere la traversata, ma non la traversata. Ah, ecco, questi sicuramente sono i volti di Gianni Adora. Peccato che non c'è Marco Foderà connesso in questo momento. Con le ciabatte, disegna in ciabatte. Questo invece si deve rilassare. Sono storie brevi, però questo è disegnato. Una sinossi per ogni storia. Gianni si suicida. Prima. Vabbè, questo allora, questo è quello singolo, che comunque è abbastanza erto. Però sempre di 1,99 costa 12,90. Sempre 12,90. E abbiamo un'opera di Shun Umezawa. Ah. Ecco, che dimezzawa tutte le storie, e così le faceva brevi. Sono un botto, quindi figuratevi in due volumi. Il cofanetto viene 25,80, quindi raddoppia, e il cofanetto è Rigator. Questi li devo fare tutti, vedo tutti gli altri manga. Allora faccio prima manga, poi questi, e poi ritorniamo ai manga. Marmalade Boy 6 di 6 si conclude. Giacomo Cincione, ciao, ben rivisti, ciao, ben trovato anche a te. Si conclude qui Marmalade Boy, questa Perfect Edition a 12,90 di Wataru Yoshizumi, per poi proseguire con My Dress Up Darling, Bisque Doll numero 11 al prezzo di 6,50 J-Popperu, e poi torna il maestro Goragai con il terzo Tankobon di Devil Lady al prezzo di 12 euretti. Glielo regalo, signora. Grazie. Poi uno dei manga più apprezzati in Giappone, ma piano piano conquista terreno anche da noi, eccolo qua, Kingdom. Ovviamente uno legge 59, se mette paura, poi lo inizia e non riesce più a smettere. 6,90 euro. È una cioga vera. Re Zero Starting Life in Another World con The Frozen Bond. Avevamo fatto vedere il boxetto, 6,50 euro singolo. E un paio di cosette della Flashbook con Death Hall, il numero 23, eccolo qua, porta fortuna, 5,90 euro. Tra altre cose ho letto un post dove annunciavano che è venuto a mancare proprio il fondatore in questi giorni della casa editrice, colui che ha creato la Flashbook, e noi ci uniamo al cordoglio. Cigarette and Cherry numero 2, eccolo qua, prezzo 5,90 euro, opera di Daishiro Kawakami. Pure questo tipo di disegno mi piace molto. Questo qua, super ingrugned. Marco Foderà, tu mi capisci? Sì. Antonio, ben arrivato. Questo, la faccia però mi fa ridere, questa qua con la boccuccia. È molto sbirulo. Poi, per andare avanti con la J-Pop, abbiamo BJ Alex volume 18, che era già entrato nel cofanotto, il prezzo è di 9,90 euro, per poi tornare a Mayo Tome, addirittura al 16, un botto di tempo che c'è questo Mayo Tome, ma 7,90 euro, però non è mai stato costante, vero? Perché è un botto di tempo che esce. L'impero delle otome. Io che ho detto, non lo so nemmeno che ho detto, ma ho detto giusto, ma chi lo sa. Ma vabbè. Poi questo era un botto che non usciva, Tsugumi Project di Ippatu. Che è Ippatu? No, io mai. Ah, beh, ok. Perché mo te levano la patente, anche se hai Ippatu tanto tempo prima, 6,50 euro numero 4. Le cacchiate, diciamo. E poi eccolo qua, sono rimasto indietro e non recupererò mai. Facciamo anche questo. Ma io la volevo comprare all'epoca a Trueno, ma che sei impazzito? Stavo in fissa talmente tanto che mo vado a fare dei rapate ai Colli Portuensi, che dritta. Quindi... 12,90 euro, 4 di 24. Finite le vacanze estive, vedi? 4 di 24? Sì, finite le vacanze estive, fine anche la sinossi, c'ha ragione, ha vinto lui. Poi, pure questo era un botto che non usciva. Questo è tutto Sgland Snainis. Ciao Cassidy, Ippo e Godo, dice Dario. Land of the Lustrous numero 12, 7,50 euro. Ma non finisce qui, perché la J-Pop ci porta anche l'ennesimo cofanetto con il 29 di Tokyo Revengers, ma anche il numero di Una lettera da Baji, che non mi ricordo se sono storie brevi e se è un sequel, un coso,
comunque ci sono altre storielle, qualcosa è ricolorato, qualcosa non lo so, comparso storie, comparso in rivista. Leggo. Con il primo volume di Una lettera da Baggi torniamo ai giorni successivi alla morte di Baggi. Ah, è spoilerato lui. Sì, Muore Baggi. Cifuyu, che non riesce a accettare la perdita dell'amico, Cifuyu una volta, un tempo, riceve una lettera scritta per lui quando il compagno di avventura era ancora in vita. Edizione speciale limitata alla prima tiratura. The Price... arriva, ha preso Mazinga, ha preso 13 euro e va bene così. Cambiamo genre. Dopo il successo di questa edizione che ripercorre così dice l'originale quasi anastatica, è un facsimile, ecco, ma non mi veniva il termine facsimile, il numero 2 dello sconosciuto, l'abbiamo citato prima, l'immenso, gigantesco, inarrivabile Magnus. E poi cioè, le storie pure sono bellissime in questo formatino, era uscito ma veramente rimane strano, no? sì vabbè. godurioso tutto quanto da cavolo. Poi Disney, celebrazioni, mini litografie, cose varie. Ecco il secondo Topolino con le cartolinette. Eccolo qua. Noi vi abbiamo fatto vedere com'è più bello l'albo, sinceramente. Mettiamoli vicini, sinceramente. No, non vogliamo levare i meriti a nessuno, normale. Però sono due cose completamente. Ecco. 6 euro, numero 3535, eccolo qua. Poi per la Panini Disney c'è Topolino e il mistero della voce spezzata, collana Topolino Gold, tra le altre cose. Quando canto io. Esatto, la voce spezzata. Silvano Mezzavilla e Giorgio Cavazzano. Ma guarda un po'. Sulla pagina del TG Comics avevo postato anche la notizia che appunto Panini Disney a breve chiuderà tre testate della Disney. Sì, vabbè, ho letto però. Però c'è pure una di quelle nella linea cartonata, se non ricordo male. Sì, ma Topolino Extra, mi pare che sia Topolino Extra, la chiudono. 14,90 euro. In una topolinia sferzata dalla pioggia, fra il rimbombare dei tuoni e il balenare dei fulmini, un misterioso grido d'aiuto corre sui fili del telefono. Un nuovo enigma per Topolino, che in questa storia epocale e cinematografica riprende un ruolo da protagonista a tutto tondo, fra dubbi, errori e tentativi. Il volume è arricchito da un approfondimento inedito e dai commenti di Faraci e Cavazzano. Ho visto una tavola in rete, mi sa, quella con la pioggia. Quando lui comincia a parte con questi tratteggi così. È veramente fenomenale. Beh, il suo tratto io lo adoro. Intanto, mentre tu la cerchi, io faccio vedere anche dall'universo di Area 15, eccolo qua, Retro Gaming e altre storie. Roberto Gagnor, Marco Nucci e Libero Ermetti. Back to the 90s, c'è scritto in copertina, 14,90 euro. E gli diamo un'occhiata anche qui. Ciao Gianluchino, ciao bello. Eccolo qua, cartonatello pure lui. Non la trovi, vabbè, tanto è comunque bello. Altro libro che ha per protagonista Star Wars, sto vedendo Ahsoka e ci sta buttando un occhio pure Francesca e me lo chiede lei, dice vediamo quella con la spada laser, andiamo bene. La regola dei due, libro 2 della esatto, è proprio lei, libro 2 della trilogia di Darth Bane, Drew Karpyshyn. Capito? Hai capisci o non hai capisci? Esatto, 23 euretti. Poi, eccolo qua in formato Bonellide, continua The Witcher con il numero 3, prezzo sempre 4,90 euro. Vuoi vedere colorato? Lo facciamo vedere colorato. Eccolo qua. Abbiamo fatto vedere. C'è pure, c'è un po' di carta mammona in fondo, un po' così sullo sfondo. Mau. Sempre stesso formato, anche il Lanterna Verde di Jack Jones, che giunge al numero 11, esatto, 4,90 euro. Quello grosso sono mezza ferra, Alfa Piot. Poi, dovete dire, io ho iniziato il Batman de Zarsky appena arrivato, però mi pare che inizia subito una seconda run, ciao Roberto, dello stesso Zarsky, cioè... ha chiuso una prima storia, un cicletto, un bicicletto, e poi adesso fa un ciclone,
non lo so, ma hanno detto che questo secondo è meglio, è decisamente meglio. Quindi, dando un comincio, non lo so. Zdarsky, Hawthorne, Di Benedetto e Morey all'interno Robin, Tim Drake, le profondità di Gotham. Alfred, questo è Alfred con la katana che lo infilza. Ma era morto Alfred? Eh sì, Alfred sì, ma qui c'è una tompa e esce fuori da dietro la tompa, non lo so, mentre lui scava. Ma sì, ma lui si sta a scava, hanno seppellito la massa e giro strano. 6 euro, 6 euro, 6 euro. Americane che sono spettacolari. Quasi scegli. Vabbè. Il peggio del peggio. A proposito, abbiamo nominato Tim Drake, eccolo qua. Eccolo qua. Presente, mi è partita una tonsilla. Volume 1, 19 euro. Mistero alla Marina. Fitzmartin, Rosmo, Ortiz e Ortega. Filo all'ultimo indizio. Tim Drake, l'amatissimo terzo Robin, torna finalmente al centro della scena con una serie tutta sua. Un mistero in preparazione da oltre un anno prende forma quando una minaccia inedita mette in pericolo la vita di Bernard e di altre persone legate all'identità civile del ragazzo Meraviglia. Riuscirà il nostro eroe a venire a capo dell'enigma e a ritagliarsi un posto per sé alla Marina di Gotham? Punto interrogativo. Marina, cioè. La Marina. Mistero alla Marina. Cioè, mistero alla Marina, non se l'ho sentito. Lo posso dire. Sembra veramente una storia. Mistero alla Marina. Alla col coso. Là. No, mi sembra una cosa. Sembra una cosa di. Neanche un poliziottesco, un po' più Lino Banfesco. Mistero alla Marina. Alla Marina di. La Marina, come si chiama? Però guarda il titolo originale, che dice? Non so. Tu che sei il traduttore ufficiale. Il traduttore ufficiale del niente, qua fa il. Ecco, guarda un po' com'è il titolo. Batman Urban Legends. Punto. No, Tim Drake Robin, basta. Basta, cioè, il mister alla Marina è scomparso. Oh, siccome è arrivato è scomparso il mister alla Marina. Drake, due punti Robin. Robin. Che è questo che c'è scritto. Esatto, mister alla Marina. Non levarlo. No, sinceramente sì. Ma Marina che è dentro com'è? Marina, no, Marina Vega. Marina Suma. Marina Suma, quella di il coso. Ciao Alan! Quello di Rimini Riccione, là, il film quello. Sì, ho capito che dici, sì. Sapore di sale. Sapore di sale, sì, sapore esatto. Di sale. Sapore di sale e sapore di mare. Marina Suma. Damage Control. Arriva il cartonatino con i primi 5 numeri, primi e unici, non lo so se continua. Marina Suma. Era Ciccione, di vedere che faceva il fratello di Marina Suma. Se lo lavora così però, io. Lo dico subito, famosissimo lottatore di sumo Pier Paolo Sumo, mi sembra si chiamasse, vero? Ok, vabbè. In questo volume il peggior posto di lavoro dell'universo Marvel, un'esilarante storia completa scritta da Adam Goldberg e Hans Rodionoff, illustrata dai dinamici Will Robson e Nathan Stockman. Ah sì, sì. Manuale per il nuovo impiegato. Okay. È un altro titolo, però il cugino della Marina è sottovalutato, no? No, secondo me è carino. Dice che in estate Marina suda, esatto, e infatti Marino Sumo, dice Tuxio. E vabbè, ci siamo arrivati tutti quanti. Cartonatello da 18 euretti. Arriva il Puma Master, arriva il Puma Master. Quale sarà secondo voi? Quale sarà? Il primo o il secondo? Il primo o il secondo? Pum! Ecco qua. Ci dovrebbe essere un certo Madureira insieme a un certo Lobdell, vero? Scott Lobdell, Joe Madureira, il compianto Carlos Pacheco, Andy Kuber, Steve Epting. Mamma mia, ragazzi! Il Marvel Omnibus con il processo di Gambit, come si chiamava questo coso? C'è scritto dietro. Il processo a Gambit, eccolo qua. Prezzo 84 euro. Potresti essere miliardi di copertine, eccole qua. E ovviamente stamattina già è andato a Vuba, veramente, veramente. A tonnellare, vabbè, Madureira è amato nel mondo, ma in Italia tantissimo. Poi è un'altra sorta di omnibus, formato diverso. Che bello che è, però. E qua, boom, con il suo slipcase della casa, è fantastico. Il terzo, vero, di Transmetropolitan, guarda che bello pure dietro così.
eccezionevole. E non c'è questo titolo qua, non c'è. Estate a Marina di Porto, come dice? A Marina di Camarota, all'Isola d'Elba. Eccolo qua, bestione da 70 euretti. Warren Ellis, Derek Robertson e Rodney Ramos, molto molto gustoso. È qua. Diciamo, sentivo, una volta ho giocato a cosa? A che? A biliardo con Warren Ellis. Hai giocato a biliardo? Sì. Chi ha vinto? E ho vinto io, perché le buche americane sono così. Ah, noi siamo abituati a roba più stretta, lo so, vabbè. Cioè, sembri un fenomeno, pure se è una pippa in America, sembri un fenomeno. Se Gianni è fatto palla in buca, cioè, si è ammazzato la vita, ci stava. Chi? Ancora non era famoso, però. Quello dei Shock Studios. No, parente, come si chiama? Dimmi qualcuno di Shock Studios, questi bravi Ponticelli. Ah, ma oddio, non lo stavo proprio Alberto Ponticelli. Parlo di 100 anni fa, cioè. Non stavo proprio associando Shock Studios a Ponticelli, ok. E rideva. Madonna, si è ammazzato lì. E lì se lo si cava. Sì, ma era proprio la cosa che era divertente. The Unwritten, arriviamo al secondo TP con questa riproposizione di materiale interessantissimo, contiene i numeri dal 6 al 12, prezzo 17 euretti, e qui ci troviamo Mike Carey, che ricorderete per Lucifer, Blazer, ma anche X-Men, è illustrata dal grandissimo e bravissimo Peter Gross, ecco qua. Questo si faceva certi slalom. Piero Gross, andiamo bene, vabbè, sta in grossa forma. Wonder Woman, nuovo spilladino, giungiamo al 42, prezzo 5 euro, il ritorno della Trinità. Quando arriva Tom King su Wonder Woman? Quando arriva? Datemi Tom King! Un altro Manibus, another Puma Master, eccolo qua. Me l'avete chiesto, ce l'avete chiesto in 114.000, veramente una capa tanta. Anche il nostro amico Jimbo sarà contento, anzi noi gli mando un messaggio, perché l'altra volta c'eravamo sbagliati, gli abbiamo proposto un altro Ultimate, ma non era questo The Bendis, esatto. Eccolo qua, volumone Puma Master al prezzo di 90 euro, e vedete qua. Bendice, Beglai, e passa la paura. Un po' di cover, faccio pure via. E oggi ce n'è da spentere. Vabbè, ma qua andiamo su una robetta. Un mese del nulla. Dopo il mese ovo, agosto ovo lo chiamerei. Sì, è Gogus. Arrivano anche i New Teen Titans del grande Wolfman insieme a Perez. Vabbè, non solo lui, il terrore di Trigon. Ma che spettacolo! Ma bello. Elves of the Sky, ciao, ben arrivé, 29 euro, molto molto bello anche questo. E chiudiamo con un altro che a me è sempre piaciuta. Hawkman, personaggio fichissimo. Scusate, quanti sarebbero gli absoluti di Transmetropolitan? Sono stati 75 milioni. Dovremmo far conto di quanti ce ne stanno dentro. Aspetta, vediamo. Intanto, mentre Gianni controlla, volume 1 che contiene i numeri dall'1 al 14. Guardate che spettacolo. Eccolo qua. Jeff Jones, James Robinson e Rax Morales. Volo infinito. Il prezzo è di 36 euro. Ogni volta che penso che Teen Titans lo chiudono, esce il volume. Ciao Sentinel! E Gianluca dice sono tre. Cioè, che fanno? 25, 25 e 25? Potrebbe essere? Sì. Gianluca Di Lorenzo è il Doc Calabro, quello che c'era venuto a trovare quella volta. Ah, carino. Sì, ha detto che forse viene a ottobre. Un po' di induia. No, l'induia no, che mi fa male. Lo so, pure a me, ma mi piace troppo, che ce devo fare. Sossio mette il dubbio, forse 4. Il prossimo che lo prende, io facciamo, lo apriamo e vediamo. Allora, bellissimo, diciamo, questo volumone. Guardate che spettacolo, eccolo qua, secondo me da non perdere. Sì, questo mi sa che è scritto molto bene. Anche secondo me. E qui si supereroi
e via, chiusi. In 12 pochi, minuti ci abbiamo un bel po' di roba della Planet Manga, consideratelo fatto. Ma non stavamo a scherzare, Gianluca, ma te pare che ti chiediamo di manca borsetta Termi? Ah, vuole Gianni, vuole, allora sì, va bene, perché qua si trova, però non è che c'ha, non c'ha lacrima come, non c'ha frescuria quella di Caterina, cioè, proprio porco, proprio quella un maiale l'anno ammazzava, certo, ecco, quello si mangiava veramente tutto di quello, sì, sì, mi faceva mangiare il sanguinaccio, io non lo sapevo neanche che era, poi quando saputo, ormai l'avevi già mangiato. Allora Kingdom, i frittoli, ha capito, adesso stiamo facendo un viaggio giù alla punta di sotto. Allora, Kingdom Hearts numero 9, questa Silver Edition al prezzo di 9 euro, quindi il 10 costerà 10, se tanto mi dà tanto, certo. No, vero, ok. E poi il numero 1 è andato molto bene, sia Normal che Variant. Beh, eccolo qua, è molto popolare. Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, perché è molto very ultra, è manghizzato, molto carino, è famoso, però va, spigne e ha una grossissima fan base, vero. True Beauty, arriviamo al numero 5, questa la sinossi diceva, è quella che se trucca, ecco Dario, frittuli e pane e satizu, che satizu è la sarciccia, 14,90, no, mi faceva che i fagioli, frittuli che i fagioli. Mamma mia, però ho appena mangiato, come sta a far risanire la cosa, io ma già... non sai che cosa sono i frittoli? No, non lo so. Sono i pezzi di cotenna del maiale fritti, no, no, stanno, però li mettono dentro il grasso del maiale, dentro una boatta, quindi tu prendi la cotenna con un po' di grasso e lo metti a friggere, poi cioè butti dentro i fagioli, un po' di vitamina, pensa, però che roba, cioè, una cosa colesterol. Ma quando c'hai 10 anni, ma che colesterol, no, figurati, bruci tutti, 14,90. Poi la Perfect Ultimate, come vi pare, chiamatela come volete, Ultimate Edition di Soul Leader, ecco qua, che era partita un po' in sordina, poi è veramente andata a mazzarocca, numero 6, prezzo 13 euro, per poi continuare con Torna Gleipnir, numero 13, prezzo 7 euro, e poi una saga che sta riscuotendo grandissimo successo, finalmente stiamo andando avanti, all'epoca erano usciti solo 5 numeri piccolini, questi sono almeno doppi, il quarto volume di Moonlight Mile, la Ultimate Edition di Yasuo Otagaki, prezzo 16 euro. Poi ritorna anche Boys Abyss con il numero 8, prezzo 7 euretti, ancora Planet Manga. E poi abbiamo Excuse Me Dentist con il numero 7, 7 euro, lo sergetto, facci un lavoretto. E poi Natsume degli Spiriti che con il 29 arriva a 9,90, no, ma già il numero scorso mi pare era arrivato a 9,90, sì. No, solo no, che quelli precedenti erano più cicciotti, erano più pummetti, sì. Questo è meno pummetto, molto poco, a 9,90, è doppio praticamente, una novità che questa, però dai, questa la devi fare mentre io faccio vedere, no, è al volo, dai su, no, devi fare, dai, non esiste che ci mettiamo insieme, oppure sì, già dal titolo secondo me ti piace. Elden Ring, successissimo, il primo numero, guardate che spettacolo, io avevo scaricato qualche cosa su Kindle quando la Panini aveva messo alcuni capitoli a gratis, free, però non ho avuto modo di leggerlo. Numero 2, manga di Nikichi Tobita, opera originale appunto Elden Ring da From Software, il prezzo di questo numero 2 è 7 euro. È un tome pure questo, sono due pischelle, una più piccola e una più grande, che si innamora. Fine. Una si innamora dell'altra, però ancora non si fa niente. Però ancora non si fa niente. No. 7 euro, parlavamo di Watanare. Storia d'amore. Sette, tra due pischelle. 7 euretti e passa la volta. Volete vedere i disegni? Ecco qua. Disegnato classicone. Un po' sfondo ovo, pure lui, però non manca mai. No. Sfondi ce ne sono invece a bizzeffe sul nostro amatissimo Rooster Fighter. Mamma mia, anche con colonna suonora, numero 5, botte da Orbi, 7 euro. Boom, becca,
ma questo corro a prenderlo, dice Locutus. Questo è il capolavoro. Qua si disegna, ragazzi. Qua è tipo Kenshiro col gallo. Bravo, bravo. Hai detto bene. Guarda, c'è Kenshiro col gallo. Cioè, disegnato pure. Ma tratti anche meglio. Hai ragione. 7 euro, veramente non ve lo fate sfuggire. Torna anche Triage X, numero 26, 7,90 euro. Per poi proseguire con I Viaggi della Strega, The Journey of Lina. Sono aumentati tutti a 7,90. Tutti e 90, vedi? Tutti 90, quasi tutti. Passa la paura. Numero 5, e infatti anche lui, 7,90 euro. Mentre, stranamente, a questo punto, Skeleton Knight in Another World, probabilmente ne stampano 14. Rimango fedele all'Uccello Gamer, dice Sentinel, innamorato di Shangri-La Frontier. 7 euro per appunto Skeleton Knight in Another World numero 7, già 7 siamo arrivati, mamma mia come pista. My Home Hero invece arriva al numero 9, che pure lui insomma era l'altro ieri, 7 euretti. Questo formato lo concludiamo con Saga of Tanya the Evil, che giunge al 26, pure questo è lungo un boato. Questo stupisce perché sale a 8,50, sì, sì. Perché probabilmente al 26 la tiratura è proprio un po' scemata, probabilmente. Andiamo su formati un pochino più piccoli, perché abbiamo Boruto, arriva al numero 19 e lui dovrebbe stare sui 5,20, no? Sì, 5,20 e passa la paura. Blue Lock, numero 22, e devo dirlo per forza, Acacia Avenue. Prezzo 7 euro. Ecco Dieghetto, che l'ho visto l'altro giornetto. Bella Diego, salutami il sor Matteo. 7 euro. E poi, ma che sfacciato! Credici, hai visto il 22 Blue Lock? Dai, sarà fatto. Il prezzo è 7 euro. E poi La Promessa della Rosa, chi la prenderà mai in sposa? Numero 10, 5,90 euro. 70 centesimi in più per chi ci vuole. E dai, no, chi ci metti? Vabbè. Poi eccolo Shuzo Oshimi con il quinto numero di Bentornato Alice. Vediamo dove questa sorta di triangolo andrà a finire. 7 euretti anche per questo. E poi, amatissimo, famosissimo, pummamanghissimo, Yu-Gi-Oh! Arriva al numero 7 di 16, se non ricordo male, 13, scusami, 7 di 13, al prezzo di 14,90 euro. Io volevo solo Gianni voleva far vedere una cosina. Te ne avevano parlato, no? Su rete. Sì. Quando ho visto la cortina è bella proprio. Sì. No. Fallen Friend. Quando muore Miss Marvel per poi farla diventare una mutante, no? Perché sai come funziona, no? Per aggiustarsi. Però guarda che bella sta cortina. Questo è un po' mazzo, bello, no. Veramente bello, ma di chi è? Lo sai? Non lo so. Ce lo dice? C'è scritto qua, ma è microscopico. È veramente picciolo. Però è bella, no? Molto bella, molto d'impatto direi. Poi la pioggia, le cose, no? L'omoragno disperato. Qua la pioggia, strano che ne ha disegnata Romita. Però è più pitturella, ecco. È più pitturella. All'inizio pensavo fosse Gabriele, devo dire. Decisamente. La verità. Forse più per queste immagini qua. Qualcuno che lo copia. Però insomma, è interessante. Prezzo $4,99? Sì, vabbè, sempre 8-10 euro. In the name of God. In the name of God, the beneficent and the merciful. Bello, no? Molto bello. Ma è una variant o è una regular? È una regular, è una storia che penso finisca qua con la morte di Vabbè. Abbiamo fatto anche uno spotlight sui comics americani originali. La devono far diventare una mutante, capito? No, sapevo sta cosa, sì. Mi sto un po' fuori ormai. Presavis. L'ho sparato. Devi seguire il telefilm. Quindi. Ah, vedi? E devono raccorpare tutto quanto. Bene, ragazzi, la puntata di oggi è finita. Probabilmente ce ne sarà una seconda con le classifiche del mese di agosto. Non so se ci sarà ospite anche Manuel 8-bit che verrà. Le spese delle pezze tip top per i pneumatici, ma chi è? Dico ieri, no, bene. Ci sarà Manuel che ci verrà a presentare il salotto di Sheldon live. Vediamo che cosa riusciremo a combinare giovedì o
venerdì, come ci risulta meglio. Che cosa dire? Ah, vi ricordiamo che nell'info box, se volete, trovate il link per offrirci un caffettino. Ecco, il ragazzo che ci ha offerto il caffè è Emanuele Matricardi. Grande, mi sono ricordato il nome. Se volete, c'è il linketto, noi ci andiamo a prendere un caffettino. E, per il resto, la pagina Facebook del TG Comics, mi raccomando, seguitela e mettete un po' di like. Quella del Forbidden Planet Roma, ovviamente, dove ci sono subito tutte quante le news a mazzetta. E poi dobbiamo fare anche la live per i CGC, assolutamente. Le pagine Instagram sia TG Comics che Forbidden Planet Roma Official, lo diciamo sempre perché l'altro è stato stolenato. E poi che resto dirvi? Guardate gli shorts, guardate i reel, trick e track, bomba a mano e il chip di Merle. Le battaglie sono tante, vieni avanti! Ciclone Poppea gigante, e che il chip di Merle vegli sempre su tutti quanti voi. Poppea, ciao, peace.